E ci sono tantissime novità per quanto riguarda questa settimana sull'analisi ciclica e grafici delle criptovalute di Bitcoin, perché finalmente Bitcoin prende una direzione facendo il break della resistenza a 11.200 dollari, ha indicato che questo ciclo mensile iniziato a settembre, l'8 settembre scorso, è o dovrebbe essere quasi sicuramente di natura rialzista. Allo stesso tempo, però, l'analisi relativa ai cicli superiori e quindi quelli che ci servono per capire se effettivamente possiamo andare a rompere i massimi dei mesi scorsi e andare a fare una bull run leggera da qui fino a fine anno, si sono un attimo confusi, quindi sono diventate estremamente confusi queste indicazioni e dobbiamo andare a chiarire una serie di fattori, in particolar modo perché Ethereum non sta performando come dovrebbe, secondo me, ma lo vediamo oggi nel video. In più, alla fine di questo video, o non proprio alla fine, insomma, verso la metà del video, vi faccio vedere una nuova coin che ho inserito perché nel mio video di venerdì scorso, ragazzi, che vi lascio sulla mia testa, se qualcuno di voi non lo avesse ancora visto, ho parlato delle top 10 delle altcoin, me ne sono dimenticata una che sto seguendo già da un po' anche nella mia academy e ne parliamo oggi in questo video. Bonus, quindi sorpresina con una nuova coin sulla quale faremo analisi del grafico per indicarvi dei livelli di supporto e resistenza. Bene, prima di andare al grafico, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un mi piace. Bene, allora spostiamoci subito sul grafico a vedere quello che riguarda Bitcoin. Allora, quello che riguarda Bitcoin è stato questo movimento di break della media mobile, in questo caso dovrebbe essere la media mobile a 50, ragazzi, vedete questa blu. Bitcoin ritorna a fare un nuovo massimo di questa struttura ciclica iniziata l'8 di settembre e indica a questo punto che questo ciclo mensile è di natura rialzista perché ha due massimi, uno più alto dell'altro. Vedete, il trend, ragazzi, si misura così: due minimi crescenti, due massimi crescenti. C'è anche da dire che questo tipo di rialzo ha incontrato subito la grossa difficoltà della struttura di prezzo che vedete qui, aveva mantenuto per un mesetto i prezzi di Bitcoin fermi, in sostanza sotto la super resistenza di lungo periodo che è quella a 12.100 dollari. Quali sono quindi le prospettive di questo ciclo mensile? Le prospettive sono, ragazzi, di una chiusura imminente, se non l'ha addirittura fatta pochissimi minuti fa nella candela di oggi, perché ha fatto la chiusura del gap. E di nuovo ritorniamo, ragazzi, al mio video sul gap, quello relativo al CME, quindi andatevi a vedere anche quel video. Vedete, qui è stata fatta una leggero spike ribassista di pochissimi punti e Bitcoin, guarda caso, è andata a chiudere nuovamente il gap che aveva lasciato più o meno sullo CME, che era a 11.100. A questo punto dobbiamo andare a capire nuovamente cosa potrebbe succedere. La soluzione più semplice, quella anche più rialzista, quindi positiva da questo punto di vista, indicherebbe che una chiusura di un ciclo mensile dovrebbe essere imminente, ragazzi, e dovremmo avere questo tipo di atteggiamento con la chiusura ciclica. Quindi, se non avvenuta oggi, magari domani, dopodomani, quindi questa fase di debolezza tutta normale in questo caso del mercato dovrebbe portarci alla chiusura ciclica di questo mensile, ma c'è una eccezione, ragazzi, quindi state attenti, aumentate la soglia di attenzione perché vi dirò un'eccezione a momenti. Da qui in poi si dovrebbe partire con una nuova fase, come vi dicevo, la fase che mi interessava di più è quella della partenza di questi nuovi cicli. Le mie operazioni short sono state chiuse come vi avevo spiegato nel precedente video in Even, è stata aperta una posizione long gestita da uno dei miei sistemi di trading in Academy che è stata chiusa pochi minuti fa. Quindi, ragazzi, sono nuovamente flat, non ho avuto neanche il tempo di aggiornarvi sulla mia operatività perché i sistemi automatizzati fanno tutto da soli. Da qui in poi, però, mi interessa assumere una posizione rialzista
Perché se dovessimo trovarci nel nuovo semestrale, cosa assolutamente concreta, insomma, la ritengo una cosa concreta, da qui in poi potremmo andare ad aggredire questo livello di resistenza ed è quello che mi interessa di più perché c'è più margine di risalita sopra i massimi di Bitcoin dello scorso anno, anche ragazzi, avvicinarsi ai massimi dello scorso anno. Ma a tal proposito, analisi del ciclo semestrale, ragazzi. Allora, vorrei fare un video dedicato a quella che è l'analisi di lungo periodo, medio lungo periodo in questo caso, di Bitcoin, appunto, nei prossimi 6 mesi. Se vi interessa questo argomento, scrivetemelo nuovamente nei commenti, visto che funziona questo modo di comunicare tra di noi attraverso i commenti di YouTube. Se volete un video dedicato proprio all'analisi di medio lungo periodo di Bitcoin sulla fase ciclica, scrivetemelo nei commenti. Qual è l'eccezione invece di cui vi ho parlato prima? La vediamo subito, ragazzi. L'eccezione è che in questa fase non ci sia nessuna chiusura del ciclo mensile, cioè non avvenga niente. Magari questa giornata di oggi sia una semplice presa di profitto per chiudere il gap del CME. A quel punto valuterò una struttura ciclica a 3 cicli sottostanti, quindi piccoli mensili. Così costruiti, ragazzi, ma lo dovremmo fare poi in un prossimo video perché oggi in questo momento non abbiamo dati a sufficienza per capire se effettivamente Bitcoin potrebbe andare a costruire una ciclicità ternaria e quindi imbrogliare ancora di più le carte, ragazzi. Ma in questo caso ci viene d'aiuto l'analisi tecnica. Seguite sempre il trend. Il trend è chiaramente long. Qualsiasi operazione che dovete andare a costruire in questa fase, ragazzi, deve essere sempre improntata ad andare long sui mercati, ma proteggetevi con le dovute accortezze. Per esempio, come vi ho appena detto, il mio sistema di trading più gettonato nell'Academy, ragazzi, per chi vuole informazioni su cosa facciamo in Academy, andate a cliccare nel link in descrizione di tutti i miei video. Allora, quel sistema è uscito perché si protegge, ragazzi, perché il trading si fa anche così, perché dovessimo andare in una close mensile un po' più forte di quello che mi attendo io stesso, allora, insomma, è giusto proteggerci. Ma se questa view ternaria su Bitcoin non la possiamo vedere, la possiamo controllare su Ethereum. E adesso ed è quello che andiamo a fare proprio in questo momento. Ethereum, ragazzi, davanti a noi. Allora, vi ho già creato la view ternaria di cui vi sto parlando. Una view ternaria un po' particolare perché? Perché Ethereum in questa fase di ripresa del trend non ha evidenziato ancora un trend al rialzo. Abbiamo un minimo. È un minimo che è un doppio minimo, ragazzi, è leggermente superiore, quasi niente, quindi diremo doppio minimo. Ma abbiamo un massimo ed un massimo decrescente, cosa che su Bitcoin non è avvenuta, ragazzi. Vi faccio rivedere Bitcoin. Su Bitcoin, vedete, abbiamo minimo, minimo crescente, massimo, massimo crescente. Quindi Ethereum è più debole di Bitcoin in questa fase. Però questa struttura dà anche un leggero significato. Se Ethereum non va a rompermi il livello di 395-400, che ve lo indico qui in questo momento, rappresenta uno spartiacque fra un ciclo mensile ribassista, laterale o rialzista. Se non va su, ragazzi, indica ancora di più una possibilità che qui sia iniziato un ciclo importante su Ethereum, ma che potrebbe durare fino a semplicemente la fine del mese di ottobre e quindi fare una struttura ternaria così costruita. Guardate un po', ragazzi, questo qui ve l'ho già mostrato e poi da qui dovremmo essere nell'ultimo ciclo che poi bisognerà vedere. Questa magari è una visione ribassista, ma potrebbe essere anche assolutamente così, quindi non è in questo momento importante la direzione. La direzione ve la indicheranno sempre i prezzi, quindi seguite i trend, seguite i prezzi e non sbagliate mai, ragazzi. Trend is your friend, come vi dico assolutamente da 2 anni, da quando ho aperto questo canale. Però
la fase ciclica potrebbe strutturarsi in questo modo, quindi una chiusura di questa fase intermedia a fine mese di ottobre e poi un nuovo ciclo che andrebbe a chiudere addirittura, ragazzi, qui è posato verso fine anno, quindi nella fase finale dell'anno. E poi dovremmo aggiornarci. Anche qui Ethereum scompiglia un po' le carte. Sopra 394, $400, nulla cambia. Da un punto di vista invece ciclico, si ci raccorda a Bitcoin. Sembrerebbe, c'è un po' di confusione, ragazzi, su queste criptovalute e sulla fase ciclica, perché da una parte Ethereum indica un 23 come possibile fase di inizio di un nuovo ciclo, vedete da qui quindi e non da qui, mentre Bitcoin indica il lotto. Quindi c'è stata una desincronizzazione, se così possiamo dire, ed è importante valutarla. Importante valutare anche come prosegue il tasso di decorrelazione del mercato criptovalute da quelli che sono gli indicatori, gli indici, scusate, di borsa principali del mondo, S&P 500 e Nasdaq 100. Si sta decorrelando come da attese, ragazzi, nell'ultimo video che vi ho fatto relativo ai macro indicatori per investire su Bitcoin, ma ne parleremo successivamente. Andiamo adesso invece a vedere quella che è la cripto che mi ero dimenticato nelle top 10, ragazzi. Il bonus della giornata di oggi è Monero. Monero perché? Monero, ragazzi, ha iniziato un super trend nei confronti del Bitcoin. Qui lo vediamo nei confronti di Bitcoin, quindi immaginatevi cosa è nei confronti del dollaro, che va assolutamente tenuto in considerazione. Nelle scorse settimane di questa criptovaluta ne abbiamo parlato tantissimo in Academy con Daniel. Ciao Daniel, di nuovo, che è uno degli utenti più attivi in Academy, soprattutto perché è un grande trader e quindi spesso scova anche queste super occasioni. Ne abbiamo parlato tanto con lui perché? Perché sul grafico mensile, scusate, settimanale contro Bitcoin, con l'avvento di questo break sulla settimana si è andati long su questa criptovaluta. Vedete di nuovo anche il mio allertino che era posizionato qui già da un sacco di tempo. Quindi in pratica sì, chiunque ha inserito long in portafoglio Monero seguendo le indicazioni che erano state date nella chat dell'Academy e ha avuto ragione, perché abbiamo fatto il 12,7%, 12,07% nella scorsa settimana e in questa settimana siamo già a più 5,50%. Quindi c'è un grande balzo di Monero. Monero che stranamente assume una forma di trend rialzista importante rispetto a Bitcoin. L'ultimo era avvenuto, ragazzi, nel 2017-2018, che non sia un presagio di un avvento possibile di una bull run come avvenne nel 2017, proprio in questo periodo, ragazzi. Anzi, vi faccio anche un video di recap di questa cosa, sarebbe splendido ricordarla perché io ero su quell'onda, stavo cavalcando i mercati. È proprio da allora, ragazzi, che Monero non fa un'inversione, quindi Monero ha indicato questa inversione di trend che assolutamente va presa in considerazione. Quindi long di portafoglio su Monero, long di investimento hold di periodo, vediamo quanto tempo fino a quando non invertirà. Quali sono però i livelli di resistenza che Monero può incontrare? L'uno l'ha già incontrato, esclusi zeri 11 e 96, quindi 12, vedete qui posizionato in questo momento, perché è la vecchia base di appoggio che nel 2018, da dicembre a aprile 2019, aveva mantenuto i prezzi stabili di Monero contro Bitcoin. Quindi in questo momento Monero ha incontrato il suo primo livello di resistenza importante. Al di sopra di questo livello di resistenza si entra in questa fascia di prezzo molto ampia che potrebbe chiudere, racchiudere Monero per un po' di mesi, e questo sicuramente. Quindi sicuramente giochi fatti per quanto riguarda questa criptovaluta, ma ragazzi, allora, sicuramente l'ingresso è già avvenuto a prezzi molto più bassi. Abbiamo visto un più 20 circa sulla base settimanale da quando è avvenuto l'ingresso, quindi sia il 12% qui è il 5,50, quindi più quasi, insomma, ragazzi, 18% relativamente a questa cripto. Sicuramente giochi fatti sono, però sappiamo anche che quando le criptovalute fanno delle bull run, fanno dei cambi di trend, magari dura anche per un po' di mesi, perché
No, quindi valutate anche questa criptovaluta. Me l'ero dimenticata nella top 10 e me l'hanno fatto presente in Academy. Bene, per oggi è tutto, ragazzi. Abbiamo iniziato la settimana con un briefing importantissimo dei mercati. Li terremo sotto osservazione. Ricordatevi di scrivermi nei commenti se volete un video dedicato all'analisi di medio-lungo periodo di Bitcoin sul ciclo semestrale. E that's it, come sempre, per oggi è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!